Lo scandalo delle spese folli della Regione Lazio tiene banco nelle vicende del PDL. Dopo l'interrogatorio dell'ex capogruppo alla Regione Lazio Franco Fiorito, indagato in relazione alla gestione dei fondi regionali del PDL, nell'occhio del ciclone è finita Renata Polverini, governatore del Lazio, che da moralizzatrice del sistema politico capitolino rischia di doversi dimettere a causa della cattiva gestione economica della Giunta. Un documento pubblicato dal sito affaritaliani.it supporta la tesi che la giunta Polverini non badasse a spese nel settore della comunicazione e nell'informazione. Spiccano le cifre pagate per banner su siti internet, per pagine pubblicitarie su vari magazine e testate, oltre al pagamento per la realizzazione di un programma televisivo su un emittente locale. Anche la voce notiziario compare molte volte e la somma dei vari monumenti risulta interessante. Scorrendo il documento si arriva alle spese per affissioni, volantini e campagne pubblicitarie. Nel periodo 2011 primo semestre 2012 la giunta Polverini ha speso centinaia di milioni di euro per pubblicizzare anche cose che non sono mai avvenute come la chiusura della discarica di Malagrotta. Affissioni spot per le campagne Prevenzione Donna, state a Cuore Kids e State Sicura sono costate ai contribuenti oltre 300.000 euro, ma il documento di affariitaliani.it mette in luce una spesa complessiva di oltre 3 milioni di euro, cifra che in tempi di revisione della spesa pubblica mette in discussione il lavoro degli amministratori della regione, quantomeno sotto il profilo etico. Da non sottovalutare le modalità di attribuzione dei soldi: infatti, nelle carte non ci sono tracce di gare di appalto e di possibilità di concorrenza tra fornitori. Le assegnazioni di spesa sono state fatte con affidamento diretto.